Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi non degli ombretti ma delle palette vuote di Nabla. Questa è la Liberty Six e contiene 6 ombretti di Nabla. Tra l'altro ve la regalano se acquistate 6 refill di Nabla, quindi 6 ombretti senza confezione che entrano appunto in questa palette. Allo stesso modo la Liberty 12 vi viene regalata se acquistate 12 ombretti Nabla singoli. La Liberty 6 ha il prezzo di 6 euro ed è 11 cm per 7,50 per 1 cm, mentre la Liberty 12 è fatta da 14 cm e mezzo, 11 cm 4 e 1,2 cm di spessore. La piccola è quella che preferisco perché è più compatta, riesco a portarla in giro, anche se ha un contro, ossia il vetro. Io ho comprato anche le Zeta Palette e le utilizzo attualmente per lavoro, ma proprio il vetro si è spaccato di tutte le Zeta Palette grandi che ho. Però comunque il vetro tende a spaccarsi se state in giro, se magari la sbattete, eccetera, eccetera. Quindi avrei preferito che fosse, lo so, è bello vedere da fuori quello che c'è, però se fosse stata tutta senza plastica per me sarebbe stato l'ideale. Allora, la palette di MAC da 4 ombretti, che tra l'altro si può anche togliere, quindi diventa anche da più ombretti, sta esattamente 7 euro. La palette vuota di MAC, che praticamente riesce a contenere un inserto, quindi uno di questi qui, vuota sta 10 euro. Più praticamente queste bucherellatine, cioè queste cose da poter inserire, eccetera, eccetera, sta altre 7 euro. E contenendo quindi 15 ombretti, io vi faccio un attimo il confronto anche a livello di prezzo. È un'altra cosa, questa è più massiccia, il vetro è molto più duro anche rispetto a quelle della Zeta Palette, però comunque il prezzo è molto più elevato perché stiamo parlando di circa 17 euro, però in effetti 17 euro per me è troppo, cioè secondo me se bisogna considerare che in circolazione ci sono anche altri tipi di palette è meglio. La Zeta Palette, questa qui da praticamente così, dai 10 ai 15 euro, dipende dal sito. E questa qui è un'ottima praticamente alternativa a questa o a questa di Nabla. Sono appunto tutte calamitate, quindi potete togliere la cialda nel momento in cui la terminate, oppure potete metterci tutti gli ombretti che volete, di varie misure, magari ci potete mettere anche due blush, potete farne quello che volete. In definitiva, io promuovo a pieni voti queste due palette, le amo particolarmente perché sono compatte, riesco a portarmele in giro, sono eleganti, entrambe hanno il logo Nabla e soprattutto le sento buone, anche nonostante siano fatte di cartone fondamentalmente, le trovo abbastanza buone come materiali. L'unica cosa, appunto, quello che dicevo, che il vetro io ho paura che si rompe, perché vi giuro, so tutte le Zeta Palette, tutte spaccate. E niente, ragazze, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se acquistate la Nabla, vi consiglio magari di acquistare 6 ombretti e vi regalano la palette. Altrimenti solo la palette piccolina 6 euro, quindi si può fare. Oppure io ho comprato un'offerta a Natale 13 euro, tutte e due le palette vuote. Quindi anche questa è un'ottima soluzione. È tutto, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Ciao!